Eccoci qua. Allora, microfono c'è, le luci pure. Salve a tutti ragazzi, io sono Obugul e vi do il benvenuto in un nuovo video del mio canale. Mi sono reso conto di non fare abbastanza video su di me e sulla persona che sono al di fuori di YouTube, visto e considerato che comunque io vi vedo in voi come una seconda famiglia. Lo so, è una frase fatta che dicono molti YouTuber, ma effettivamente quando uno sta da questa parte della barricata può realmente capire il rapporto di amicizia che ci può essere tra uno che segue costantemente i tuoi video e lo YouTuber. Tantissimi di voi sono riuscito a conoscere dal vivo e per nome, e questa per me è sempre stata una conquista. Ho sempre cercato di portare un contenuto sul canale che potesse piacere a me e anche a voi, ma principalmente che potesse descrivere la mia passione a voi, che a volte, il più delle volte, è la stessa. Qualche volta mi è anche piaciuto, diciamo, riuscire ad aprirmi di più con voi. Il caso è proprio questo video, cercando comunque di spiegarvi cosa c'è dietro il personaggio Obugul, che non è altro che la persona che sono tutti i giorni. Pochi giorni fa mi è capitato di essere intervistato da Play Games Italia, che è una testata giornalistica che tratta di anime, manga, videogiochi, fumetti, serie TV, insomma tutto quello che riguarda il mondo nerd. Vi metterò comunque in descrizione tutto nel caso voleste farci un salto. E tramite la loro intervista che hanno fatto verso di me, raga, che comunque vi invito ad andare a visionare nel caso voleste essere più curiosi di quelli che sono gli affari miei, ho deciso di prendere tre di quelle domande. Me le ero proprio segnate per evitare chiaramente di perdermi, no? E perdere più che altro tempo. Allora, la prima domanda, onestamente, io pensavo che fosse già chiaro per molti di voi, ma che poi mi sono reso conto che effettivamente continua ad arrivare gente non lo è proprio perché Obogul, perché questo nome, che poi tra l'altro ho notato che tutti quelli che vengono da più o meno Roma in giù fanno fatica a pronunciare bene, tipo Ubugul dicono, eppure mi sembra abbastanza facile, non è altro che proprio parte del mio cognome, al contrario. Come ho detto anche nelle interviste, questo è un ragionamento che voglio portare anche a voi che magari seguite i miei video, perché so che c'è anche qualche piccolo YouTuber più piccolo di me che magari guarda i miei video e cerca un attimino di approcciarsi alla piattaforma. Cercate di trovarvi un nome che vi identifichi prima di tutto, che vi rispecchi, che sia personale e che possa aiutarvi nella ricerca sulla barra di ricerca di YouTube. Perché se voi avete, vi faccio l'esempio magari di un canale che è riuscito però a emergere da questo miasma. Allora, prendete Gabby 16 bit e Gabbo. Se Gabby non avesse avuto il carisma, l'abilità nel fare video e tutto quanto, avrebbe fatto una fatica della Madonna a venire su avendo un competitor con un nome così tanto simile, perché nella barra di ricerca se avesse scritto Gab sarebbe comparso Gabbo. Quindi voi cercate di limitare questa cosa. Nel mio caso mi pare che ci sia solo uno che abbia un nome simile al mio, ma è tipo una roba veramente, cioè è diversa, alcune cose sono simili, ma cercatevi veramente di trovare un nome che fondamentalmente possa essere più personale per voi e con meno competitor. In questo modo qua veramente vi limitate tantissimo i casini ed è per questo che io ho deciso di chiamarmi così. Poi, essendo comunque anche parte del mio cognome, cioè più di così, secondo me non si poteva fare. Un'altra delle domande che mi ha colpito molto è, diciamo, una caratteristica o quantomeno le caratteristiche più importanti che deve avere uno YouTuber che si rispetti. La prima che ci deve essere, oltre alla passione, è anche il rispetto. Il rispetto verso chi mi segue. E infatti a volte mi piace proprio fare questo genere di video in modo da riuscire comunque a parlare direttamente con voi. Difatti so che questi video qui, essendo basati non sul contenuto che porto, ma sulla persona, quindi su di me, possano magari interessare a meno persone, visto che non ho così tanti numeri da essere, diciamo, cagato a priori qualsiasi cosa porti. Questi video qua mi servono principalmente, uno, per riuscire ad aprirmi con voi, due, per riuscire poi ad aprirmi con me stesso. Una delle caratteristiche principali che deve avere uno YouTuber, secondo me, oltre alla passione che lo deve spingere a fare i suoi video, è il rispetto verso chi lo segue. Solo con il rispetto si può costruire un legame forte tra le persone che magari guardano i miei video, quindi voi,
voi e me, in modo che magari un giorno, che può essere una fiera o qualsiasi altro evento per caso, ci si possa trovare di persona e riuscire a parlarsi come se ci conoscessimo da anni. Un'altra cosa che però effettivamente mi piacerebbe specificare meglio è perché mi sento ancora emergente. Io non è falsa modestia, perché magari qualcuno di voi può pensare che sia falsa modestia. Questa cosa un po' mi fa male effettivamente, ma sono realmente così. Io non mi vedo uno youtuber grosso, perché ok che gli standard italiani sono sempre meno di quelli europei, mondiali, quello che volete, dell'Inghilterra eccetera, quindi i nostri numeri sono sempre più ridotti, perché un nostro favijay potrebbe corrispondere a un PewDiePie, perché effettivamente il canale più grosso italiano, il canale più grosso del mondo, c'è l'Italia, tipo un micromondo nel mondo, quindi è tutto in scala ridotta. Uno youtuber come me potrebbe essere visto come uno youtuber grande, ma o quantomeno medio grande. Io però non la vedo così, mi sento ancora piccolo, mi sento ancora, cioè io sto ancora sperimentando tante di quelle cose, perché voglio trovare veramente un connubio perfetto, qualcosa che mi serva a portare sì e che mi piaccia, ma essere comunque lo stesso amato per quello che sono, cioè ne passerà di acqua sotto i ponti. Come ho detto, ho dato un ipotetico numero che possono essere 100.000, metti ai 100.000 iscritti, io non mi sentirò probabilmente più emergente, perché YouTube stessa ti, diciamo, darà un riconoscimento, ti dirà guarda, questo è il traguardo che hai raggiunto, quindi metti da lì in giù, probabilmente non si è più emergenti, però è impossibile determinare un numero. E di base io potrei dire a voi, ma quand'è che secondo voi una persona può non risultare più uno youtuber emergente? Ai 10.000 iscritti, ai 1.000 iscritti, ai 100 iscritti? È non, le persone non sono numeri. Io non mi vedo tale, quindi non mi sento uno youtuber che si è affermato medio grosso, mi sento ancora emergente. In tanti mi definiscono come uno che ha i piedi per terra, e questa è una cosa che mi fa piacere, perché ovviamente è un complimento rispetto alla falsa modestia, ed è più vicino a quello che realmente sono, metti, coi piedi per terra, perché sono molto realista su questa cosa, ma effettivamente è quello che sono, cioè non mi vedo grosso. Poi vabbè, tu mi guardi e dici wow, la maglia di Pampling che hai ti sta stretta. Sì ragazzi, Pampling, codice sconto Obogul, 15% di sconto. Voi vedete sempre la persona che fa video di AOT, fa video di Dragon Ball, ho i miei contenuti che vanno di più, quello è normale, ed è per questo che io mi vedo ancora emergente, proprio perché, come vi ho detto prima, non ho l'automatico, diciamo un po', cioè Jumbo Drillo per me è un esempio lampante di questo, qualsiasi cosa porta è fidelizzato alla persona, non il contenuto. E ci sono due modi per fidelizzare la persona come ha fatto Jumbo Drillo: o fai come lui e carismaticamente sei attirabile e comunque la gente riesce ad arrivare a te in ogni caso, oppure portando più contenuti possibile su tanti argomenti in maniera figa, in maniera professionale, la gente ti conoscerà per quell'ambito lì, per quell'ambito là, e farai un calderone di cose. Per farvi un esempio, è un po' come essere bravi a portare un secondo piatto eccellente, magari subito la gente ti conoscerà per il pollo, quindi magari tu porti il pollo in un modo figo, poi dopo incomincia a portare le patate al forno in un modo figo, quindi la gente che a cui piacciono le patate al forno arriverà lì, poi scoprirà che c'è anche il pollo arrosto, diranno che figata, la gente che mangerà il pollo arrosto dirà ah ma ci sono anche le patate al forno fatte fighe, che figata, e così via. È un esempio un po' particolare, ma spero di essermi spiegato. Magari questa mia esperienza per molti risulterà un'esperienza di uno che non è più emergente, lo so, fidatevi che c'è sempre da imparare, sempre. Non nascondo che questo video qui è fatto anche per riuscire a sponsorizzare questo sito qui, Play Games Italia, sito per cui ho fatto questa sorta di appunto intervista, molto personale tra l'altro, che spazia anche sotto altri ambiti della mia vita, lavorativamente parlando. Ma è un piacere che ho fatto io, non me l'hanno chiesto loro, gliel'ho fatto io, perché di mia spontanea volontà trovo che aiutare lui, cioè lui inteso come persona X, aiuterà anche me
perché quando le due metà si uniscono formano qualcosa di più grosso. Cercate sempre di vedere le cose da questo punto di vista, non pensate solo a voi stessi, pensate a un bene superiore, fidatevi che si cresce prima così. Se YouTube Italia fosse più solidale nei confronti delle persone che ne fanno parte, sarebbe veramente un posto più figo, secondo me. L'unione fa la forza, è sempre stato così e sempre così sarà. Detto questo, comunque ragazzi, spero che voi abbiate capito un po' chi c'è al di là di questa videocamera ogni volta che fa questi video. Difatti in questo video qui ero più che altro Simone, non Obugul, quindi come detto ogni tanto li faccio questi video e quando li faccio mi fa sempre molto ma molto piacere leggere i commenti di quelli che si fermano a guardare questi video, perché sono quelli con cui io leggo maggiormente e che pian pianino incomincio a conoscere proprio a livello come persona. Da qui Obugul è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti bolidi. Stavo per bestemmiare perché ho detto Dio bon, c'è il microfono spento. Per fortuna no, non stavo dicendo Dio bon. No.